Ok, rifacciamo. Allora è andata. L'ho fatto, ho vinto l'emozione, ho spremuto l'agendina come al cinema Verdone e ho chiamato a caso tra quelli della scuola, cioè Pierangelo, Tommaso, Rita, Cesare, Nicola e tutti gli altri, pensando a decidere il destino. Così dopo un'oretta finalmente mi ha risposto Pino. Pino, Daniele, lui si è sentito male, poi ha capito e mi ha proposto tra mezz'ora dietro l'ospedale. Vino a quest'ora, non ho mangiato ancora, ma ti seguo, va bene, brindiamo il nostro incontro insieme. Allora su, racconta, dai, stai sempre con Elisa. Ah, non sapevo, peccato, scusa, adesso me lo spiego. Questo aspetto trasandato e i capelli sulla fronte che ti hanno abbandonato, ma che strano, mi era giunta voce di un bambino. Era vero, ma allora è Pino, 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 Pino. Vabbè, però è lavoro, grandi soddisfazioni. Voglio dire, qui i tuoi articoli ormai costano milioni. Adesso è un po' che non li leggo, ma gli ho stappati in mente. Che sapienza la tua penna così ironica e fuggente. Bravo Pino, se penso che al liceo ti sfottevamo per i punti scandalosi che prendevi in italiano. Invece adesso, un tuo commento come pesa. Come dici, licenziato, te li scriveva Elisa. Pino, 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 si è capito il concetto. Pino, 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 non c'è dubbio, sei uno stronzo. Però peccato, Giuseppe o Pino per gli amici, mi colpiscono davvero queste cose che mi dici. Anche se noi, ricordi, dai tempi del Mamiani, solo a stento riuscivamo a sopportarci e non alzare le mani. Eppure, pare di poter dire che era vero attore il nostro puro, duro e scontro tosto aperto e motivato, tra menti d'attesissimi dibattiti politici, ideali divergenti che non ho scordato. Infatti, con tutta l'acqua che è passata sotto i ponti, mi domandavo in fin dei conti, ormai è difficile intuire e calcolare con chi litigare in questo nuovo e fragile sistema bipolare. Allora Pino, infine, non tenermi sulle spine, alle lezioni dove hai messo le tue crocettine. Beh, cos'è? Non lo puoi dire? No, è che quel giorno non sono potuto uscire, mi sentivo un pochettino male e... Ma vaffan... Pino, 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 vedi che sei stronzo. Non c'è dubbio, sei uno stronzo. Comunque ormai ci siamo, facciamoci un giretto, perlomeno allontaniamoci dalla serata. Aspetto poi che scelta un ospedale per un appuntamento. E scusa, smettila di bere Pino, questo è almeno il quinto. A proposito, lavoro, moglie, attività sociale, mi hai spiegato senza offesa la catastrofe totale. Come va con la salute che ti vedo pallidino? Oh, Pino, Pino, Pino! Pino, 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 vedi che sei stronzo. Paolo, 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 no. Pino, 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 non c'è dubbio, sei uno stronzo. Vabbè Pino, adesso senza offendersi, in fondo ci conosciamo da tanto tempo, però direi che la storia potremmo chiuderla qui, quindi se puoi gentilmente fermare il nastro, per favore, grazie, puoi premere stop, per favore, sul nastro, spingi stop. No, 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 spingi stop in senso definitivo, c'è un modo per chiudere il pezzo, non è niente di difficile. Sul nastro, dai, spingi stop. Aia, no. Ma neanche le orecchie ti funzionano più. Non è che t'hanno abbandonato solo i capelli. Sul nastro, spingi stop. Spingi stop. Spingi stop. Spingi stop. Oppure non spingere un cazzo.